Il treno Eurostar 9406 Roma-Milano partirà dal binario numero 10 di Bassette Vecchio. Ma la conosceva quella signorina? No, chi la conosce? Ma che voleva da lei? La borsa. La borsa? Sì, la borsa. Ma scusa di aiutarmi? Mi dia la borsa, mi ha detto. Ma lei pensa che voleva... Ah, io non penso niente, non so niente, ma mi ha chiesto 3 volte la borsa. Caro signore, sui treni oggi viaggiano delle vere e proprie professioniste, belle, attraenti, attaccano bottone e poi non si sa come va a finire. Ma a me non attaccano niente. Anche se sono attraenti, io non mi fido. Questo è il saluto. Ah, sì, eccolo qui, sì. Il numero 2, al centro del vagone. Bene. Comunque oggi non la disturberà nessuno, il treno è mezzo vuoto. Perché vuoto? Perché con questi scioperi a singhiozzo la gente ha paura di rimanere a mezza strada. Beh, e non ha ragione. E nemmeno di un ragazzetto somalo. Somalo, somalo. Moretto. Moretto? Eh no, brigadier, mi dispiace, ma su questo non te posso proprio aiutare. E invece sul resto mi hai dato una mano. Chiamami a questo numero. Opla. Eccolo qui. Va bene? Ah, il biglietto, grazie. Te scordà, eh? No, no. Cosa c'è nella nebbia in Valpadana? Adesso ce ne andiamo dritti dritti in banca, fare questa benedetta delega. Contessa! Che cosa sta facendo? Fermati, assassino! Dove è andato? È andato di là! Dove stanno queste chiavi? Cosa cerchi queste? Fermo, altrimenti ti faccio saltare le cervella, ammesso che tu ce l'abbia. Fuori! La spari. La mamma è sempre la mamma. Oh, veramente! Non potete immaginare quale sincronia spirituale ci fosse con la mia povera Elvira. Era come se i nostri cuori si fossero compenetrati. Capite cosa intendo con compenetrati? Sì. Avrei potuto dire agglutinati, voi avreste compreso. Sì. Il nostro amore è stato un amore smisurato, quasi sesquipedale. Capite cosa voglio dire con sesquipedale? Sì. L'amministrativa sta già ispezionando il suo allevamento. Se vuole può farci risparmiare tempo e aiutarci a identificare tutta la carne tossica in circolazione. Ispettore, le carni mie sono certificate. Io ho 20 anni di tornata attività alle spalle. Ma mi stiamo a scherzare? No, qui non scherza nessuno, Librandi. Lo sappiamo tutti che non ci vuole molto a ottenere un certificato da un veterinario compiacente, no? Perché tu ce l'hai un veterinario compiacente, vero? Non vuole avere altri morti sulla coscienza oltre il signor Santoni, vero? Sentite, io c'ho un piccolo allevamento. Qualche mese fa, parecchi capi di bestiame si sono ammalati di tubercolosi. Che facevo? Abbattevo? No, e perché? Complimenti, bravo. Non è possibile, vi sbagliate. Io non ne sapevo niente. La telefonata risulta dai tabulati, notaio.
Cosimo Luciano ha chiamato il suo studio il 22 alle ore 16.30. Scusate un momento. Graziella può venire subito? Adesso sentiamo. Desidera? Il 22 Cosimo Luciani ha telefonato qui? Lui no. Ma volevo dire che non è stato il signor Luciani a chiamare. Insomma, si vuole spiegare? Ha chiamato una signora per conto suo. Sembrava straniera, aveva un accento strano.